Buongiorno a tutti, continuiamo il nostro focus sulle più interessanti novità in materia di legislazione e giurisprudenza scolastica. Oggi ci soffermeremo su una importantissima sentenza della Corte di Cassazione, depositata il 28 novembre scorso, che ha risolto una problematica abbastanza importante per il personale della scuola riguardante la ricostruzione di carriera. Il testo unico delle leggi in materia scolastica, il decreto legislativo 297/94, infatti poneva dei limiti alla valutabilità del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera, segnatamente in ordine alla tipologia di servizi da computare e alla quantità di servizi computabili, nel senso che potevano essere considerati utili ai fini della carriera solo i servizi prestati con incarico annuale o per almeno 180 giorni durante l'anno scolastico e venivano comunque computati per intero solo i primi 4 anni e il restante periodo di servizio veniva computato nei limiti dei 2/3. Bene, la Corte di Cassazione con questa importante decisione ribalta questa impostazione del legislatore nazionale in quanto la ritiene in contrasto con i principi comunitari di cui all'accordo quadro in materia di lavoro a tempo determinato, e perché ritiene contrastare col principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato questo assetto normativo del nostro ordinamento. In sostanza, la Cassazione, con una sentenza abbastanza articolata e molto complessa nella sua costruzione, ribalta un po' l'assetto normativo interno perché, ritenendolo in contrasto col diritto comunitario, ritiene che debbano essere computate ai fini della ricostruzione di carriera anche le sentenze temporanee e supera quel limite di valutabilità del servizio pre-ruolo posto in 4 anni per il computo per intero del servizio e il restante servizio nei limiti dei 2/3. E tuttavia la Cassazione invita, introducendo un principio di diritto, i giudici di merito a valutare caso per caso, in quanto occorre verificare ai fini del computo del servizio pre-ruolo il servizio effettivamente prestato per compensare in qualche modo quella finzione giuridica posta dal testo unico della scuola che equiparava ad anno scolastico intero il servizio prestato per almeno 180 giorni. Quindi si apre adesso una strada per il personale della scuola in tema di ricostruzione di carriera perché adesso si potrà rivendicare la valutazione per intero di tutto il servizio pre-ruolo senza quelle penalizzazioni finora applicate. Naturalmente la sentenza, come dicevo, è particolarmente complessa. A questo video è associato un breve commento che cerca in qualche modo di chiarire i caratteri più salienti della sentenza. Grazie a tutti.